iscriverti sul canale di Ryan e Ryan, le stelline. E oggi tra un po' è Pasqua e noi abbiamo comprato dei uova. Ma che peccato, non abbiamo trovato l'uovo dei me contro te, ma abbiamo trovato questi tre uovi. Nemmeno dei insieme non c'era, sì. Perché la nostra città è un po' piccolina, è vero. Dobbiamo andare nei supermercati, quella mega superstore, per poter trovare insieme insieme e me contro te. Ma noi abbiamo trovato questi due sono miei. E stelline, oggi apriamo uno di questi. E in questo momento apro questo qui, questi dei unicorni, l'ho per un altro giorno. E questo qui è Ryan, in un video, ma andate subito a vederli, se vi siete persi altri video che abbiamo fatto. Cosa aspettate? Andate a vederli. La mette lì posa, lasciate un like e iscrivetevi al canale e la campanellina. Ok, ecco il nostro uovo di Pasqua e andiamo ad aprirlo. Questo è un uovo di Pasqua, l'abbiamo preso da Eurospin Prin. E dalla marca Dolciando. Cioccolato extra fondente con una simpatica sorpresa. Probabilmente vedendo da qua, dalla pellicola, può essere un animaletto oppure una macchinina. Abbiamo fatto l'unboxing dello stesso uovo, però da maschio. Se non l'avete visto, tornate sul nostro canale a vederlo. Questo uovo vale la pena, costa poco, non ha un prezzo esagerato. E poi il cioccolato è buono, questo è extra fondente, dopo ne facciamo una bellissima torta. Sì. E a me mi piace il cioccolato fondente al latte. Voi stelline, che tipo di cioccolato vi piace? Scrivetelo sotto ai commenti. Un attimo stelline, vado a prendere le forbici. Eccomi, con le forbici per tagliare. Siamo quasi. Per l'aiuto? No, tranquilla. Così. Tac. Tagliamo. E due. Tre. È rotto? No, è intera. Struttura. Prima cosa che ci interessa è se l'uovo è rotto. Allora. Oppure no. Ma stelline, ma sei un uovo della gallina con tutto il pieno intorno? Sì. Questo qua. Ed ecco l'uovo, stelline. Un po' piccolo però. Come la tua faccina, avvicinati un attimo. Sì. Più o meno. Come la tua faccina. Cagate! È un po' più appendibile però. Eh sì, adesso lo apro subito. Sei soddisfatta da questa sorpresa? Sì, perché io sono una grandissima fan dei Pop-It, mi piacciono. Poi stelline, questo uovo costa 2,50 euro. Ne vale la pena per il cioccolato che c'ha e per la sorpresa che c'ha dentro. Guardate stelline! È arancione e fluo. No, no, è bellissimo. Mi piace, tutto il poi giorno rimango. C'è il gancio che si può appendere sul zaino o dove volete, un portachiave, come volete voi. Il cioccolato è buono sicuramente, è extra fondente, a me mi piace, anche a Ryan. Buono. Allora, che vuoi dire alle stelline? Beh, io direi che questo uovo l'ho apprezzato molto per il cioccolato che è buono e per la sorpresa. E per il prezzo che ha, non è tanto costoso, perché se volete vedere altri video con i uovi di Pasqua, lasciate un bel like, iscrivetevi al nostro canale, ma la cosa fondamentale
attivare la campanellina, perché ogni video che facciamo vi verrà la notifica. E quindi non perdevate mai i nostri video. Salutiamo tutte le speline, un grande abbraccio a tutti voi e ci vediamo con prossimo video. Ciao e buona Pasqua! Ciao!